Benvenuti ad un nuovo appuntamento con fiori e piante della montagna bellunese. Ettore, in provincia di Belluno esistono delle piante acquatiche? Ma sì, ce ne sono diverse, ma la più emblematica, a mio parere, è la Lemna minor, che oggi vediamo nelle immagini. È una pianta decisamente acquatica, conosciuta anche con il nome di lenticchia d'acqua oppure ranina, almeno tra i contadini della pianura padana. Si tratta di una forma vegetale molto diffusa che in estate fino a settembre forma delle grandi macchie verdi nei canali oppure nei fossati dove l'acqua ristagna. La pianta, che ha un sistema riproduttivo basato su fiori e semi, date le sue dimensioni esigue, può essere considerata tra le spermatofite più piccoli esistenti. La Lemna minor in realtà consiste in una sola piccolissima foglia ovale tondeggiante galleggiante sull'acqua che i botanici chiamano placche. Questa, non più grande di 2-3 mm, nella parte inferiore presenta una sola piccola radice filiforme lunga circa 8 mm che fluttua sull'acqua. Nonostante fiorisca raramente, personalmente non ho mai visto tale avvenimento. La nostra lemnacea ha una elevatissima velocità di moltiplicazione vegetativa, tanto che gli specchi d'acqua, dove è presente, in pochissimo tempo sono completamente colonizzati da un unico tappeto formato da decine di migliaia di pianticine. La diffusione della pianta, perciò, non è dovuta ai semi, ma a delle piccole gemme stolonifere che, in un certo senso, clonano la pianta stessa, creando, se così si può dire, forme vegetali identici dello stesso individuo. Ettore, questa pianta quindi era già conosciuta anche nell'antichità? Ma certo, Giorgia, era conosciuta nell'antichità, in particolare dalle popolazioni greche, tanto che ne parla perfino Plinio, affermando che già tali popoli la indicavano con il termine di limnae, che significa palude oppure stagno. La pianticina è diffusa a livello mondiale e in Italia è facile incontrarla nelle regioni del nord fino alla Toscana, ad una quota compresa tra il piano basale e i 1800 metri della zona subalpina, dove spesso appare infestante. Nella nostra provincia è decisamente comune, anche se con alcune lacune, in particolare lungo i rami secondari e le risorgive del piave. Solo come curiosità aggiungiamo che è allo studio la coltivazione della pianta in estese colonie all'interno di vasche con flusso di soluzioni acquose al fine di riprodurre amido da utilizzare per ottenere etanolo, sostituendo così in modo economico e vantaggioso il mais. E anche per oggi è davvero tutto. Fiori e piante della montagna bellunese vi aspetta ogni giorno su Telebelluno e poi su YouTube. Ciao Ettore. Perché mi sto bene qua. Ciao Giorgia. Ciao.